Salve a tutti. In questo video parlo di un altro argomento trattato nel dibattito che si è avuto tra Emanuele Severino e alcuni scienziati studiosi in ambito scientifico. Vorrei parlare del riduzionismo, cioè di quella posizione che riduce la mente al cervello. Severino fa ben notare come sia una posizione contraddittoria. Perché? Se si riduce la mente al cervello, si deve negare la mente, si deve negare il contenuto mentale. Cioè si deve negare la distinzione tra contenuto mentale e supporto cerebrale. Si possono fare infiniti esempi. Per esempio, il sapore della cioccolata è il sapore che uno sperimenta nell'esperienza sensibile e immediata del gusto. E non è riducibile a una serie di movimenti che avvengono nel cervello, di reazioni, di interazioni di natura bioelettrica e biochimica, perché quelle dinamiche sono appunto esse stesse riducibili a movimenti di componenti che di per sé vengono interpretate dal materialismo riduzionista come componenti di per sé prive di coscienza, di per sé prive di percezioni, sensazioni, gusto, piacere, eccetera, prive di livello mentale, ma che muovendosi, interagendo insieme, creano questa esperienza mentale, soggettiva. Ecco, come si fa a sostenere il contrario? È impossibile, negare l'autoevidente distinzione che c'è tra il livello mentale e i suoi contenuti direttamente esperiti e quello che dovrebbe essere alla base di questi processi, secondo il materialismo. Quindi, qui in questo video non sto criticando il materialismo sostenendo che non è vero che il cervello produca la mente. Facciamo finta che sia vero al 100% che il cervello causi la mente. Il problema rimane comunque nel riduzionismo che non si può ridurre la mente al cervello. Quindi, nel momento in cui si riconosce l'ovvia e incontrovertibile distinzione tra i contenuti mentali e quindi il livello mentale e il livello cerebrale, e poi non si può più ridurre il livello mentale totalmente a livello cerebrale. Si può anche sostenere che, e non cambia niente alla fine, che quasi tutto sia riducibile tranne una virgola. Beh, quella virgola però farebbe sì che non sia vero il riduzionismo, non sia giusto. Perché ci sarebbe qualcosa che va oltre il livello cerebrale. E tra l'altro, il fatto che esista una distinzione innegabile tra livello mentale e livello cerebrale è anche testimoniato non solo da questa evidenza, ma anche da altri fattori, da altri elementi. Per esempio, il mondo che sperimentiamo, forse chiamarlo mondo già crea confusione. Quello che ci sta attorno, compreso il proprio corpo, sperimentato a livello visivo e tattile, chiamiamolo tutto questo blocco contenuto sensibile. Il fatto che ognuno appaia diversamente questo contenuto sensibile già dimostra che quello che sperimentiamo non è direttamente il livello materiale, ma è innanzitutto un'esperienza soggettiva di questo livello presunto esterno. E infatti chi non accetta l'evidenza della distinzione originaria tra livello mentale e livello cerebrale, poi cade nel realismo ingenuo. È una posizione, questa qui, secondo cui quella che sperimentiamo è direttamente la presunta realtà materiale, punto.
Quindi si dà per scontato una serie di cose e si arriva a sostenere questo, cioè che la realtà sperimentata direttamente all'interno della prospettiva fenomenologica sia la realtà materiale. Anzi, in realtà, come posso dire, al realismo ingenuo sfugge proprio la prospettiva fenomenologica. Il fatto che i fenomeni che noi sperimentiamo non siano esterni e indipendenti dalla percezione. E il fatto che sogniamo, com'è possibile che noi sogniamo? Che cos'è allora il sogno? Il sogno, secondo il riduzionismo, non dovrebbe proprio esistere come la fantasia. Come mai il sogno mostra le stesse caratteristiche sensibili dei contenuti che sperimentiamo da svegli? Questa è una grande problematica. Se il livello mentale fosse totalmente riducibile a quello cerebrale, nel cervello non ci sono alberi, sedie, tavole e montagne. E per cui quando noi le immaginiamo o le sogniamo, che cosa sono quelle cose? Non dovrebbero esistere. Cioè, non so se è chiaro, siccome nel sogno l'esperienza sensibile esiste ed è innegabile perché ne facciamo esperienza, quell'esperienza che contenuti potrebbe mai avere se la mente fosse totalmente ridotta al cervello? È ovvio che quei contenuti non possono essere il cervello, perché i neuroni non sono montagne colorate o arcobaleni colorati o macchine colorate oniriche. Se noi pensiamo a quello che sogniamo, il sogno è un contenuto sensibile costituito da miliardi di dettagli, di colori, di forme. Che sia una fantasia non c'entra niente, perché quando noi la sperimentiamo è così, è come appare. Se no, di nuovo, chi nega questo sta di nuovo negando l'evidenza originaria del contenuto che appare in quanto tale. E la nega non in base ad evidenza, ma in base a delle interpretazioni che vuole far quadrare forzatamente nella sua visione delle cose. Quindi, totalmente scorretto questo modo di procedere. Invece, uno si deve prendere innanzitutto l'evidenza di quello che appare in quanto tale, senza alterare quello che è il suo modo di apparire, negando il modo stesso in cui appare. È l'evidenza che contiene il suo apparire. Allora, un sogno, essendo costituito da miliardi di dettagli, che sono anche solo i punti sensibili, che sono il minimo sensibile osservabile nell'immagine onirica, che costituisce nella sua complessità una marea di forme, di colori, di dettagli, questo contenuto sensibile in carne e ossa non è un elettrone nel cervello. E neanche una moltitudine di neuroni, di elettroni che costituiscono le interazioni di natura elettrica che avvengono nel cervello. Perché i neuroni, così come gli atomi che compongono i neuroni e le sinapsi, sono diversi da colori e forme che appaiono nel sogno. Bisogna prenderne atto. È una cosa talmente facile da capire che ho difficoltà a cercare di farla capire a chi non l'accetta, perché non riesco a capire quale sia il problema di chi non l'accetta questa ovvia e incontrovertibile constatazione. Cioè, se potessi prendere un'immagine, quella che ho davanti a me, oppure potessi prendere l'esperienza del gusto, per esempio, io mangio un gelato, e potessi prendere fuori da me il gusto e farlo vedere come fosse un oggetto, sarebbe immediatamente visibile a tutti che quel gusto lì non è il movimento che avviene nel cervello. Seppure si sostiene che quel gusto possa essere prodotto dai moti cerebrali, dai processi cerebrali, non è riducibile però a quelli, perché quei moti sono interazioni e spostamenti di componenti. E il gusto non si riduce a spostamenti e movimenti di tali componenti. Sostenere questo
soprattutto, lo ripeto, nell'interpretazione materialista dove si ritiene che gli atomi non abbiano coscienza, non siano portatori di percezioni di per sé, e che solo nel caso del cervello, aggregandosi insieme, creano una struttura, un epifenomeno che sarebbe la mente, il quale sarebbe la sede di questi contenuti sensoriali, mentali, coscienziali. Ma di per sé la struttura, gli atomi, secondo il materialismo, non hanno queste proprietà. Quindi ridurre il livello mentale a quei movimenti, a quelle dinamiche di quegli atomi, significa negare l'evidenza del livello mentale. Ecco quindi perché il riduzionismo è insostenibile. Poi, il fatto che il mondo, come dicevo prima, il mondo, il contenuto sensibile direttamente esperito appaia diverso per ciascun osservatore, non vuol dire che la realtà non sia razionale o non sia consistente, perché la realtà è un concetto da definire bene. Non bisogna neanche dare per scontato che quello che esperiamo sia tutta la realtà. Quella che appare è una serie di contenuti sensibili. Sono tutta la realtà? No, non è tutta la realtà questa, né tantomeno è direttamente la realtà effettiva, oggettiva, esterna e indipendente da qualunque coscienza. Ma questa conclusione che deriva da ragionamenti e riflessioni che qui non sto ponendo, non è qualcosa che neghi il materialismo. Ma è qualcosa che può andare in accordo con il materialismo, che però in questo caso deve abbandonare il realismo ingenuo e deve aderire al rappresentazionalismo, che appunto sostiene che sì, esisterà una realtà materiale oggettiva, esterna da ogni mente, quale base ontologica della realtà, e che è autosufficiente per spiegare tutta la realtà, e compresa la vita. Però quella che noi osserviamo, o meglio, che viviamo e sperimentiamo nel nostro livello immediato di esperienza, non è direttamente quella presunta realtà esterna materiale, ma ne è una rappresentazione. Quindi la realtà materiale esisterebbe, ma sarebbe indirettamente esperita attraverso la diretta esperienza che però sarebbe interiore, mentale, rappresentazionalismo. Da cui poi derivano tutte le difficoltà del materialismo. Cioè, il materialismo, come ho già spiegato varie volte, non può cadere nel realismo ingenuo e deve per forza aderire al rappresentazionalismo, ma aderendo al rappresentazionalismo si trova di fronte ad altri scogli da cui non ne esce comunque. Quindi, niente, per ora mi fermo qui, farò un altro video dove spiego un'altra cosa interessante, importante. Quindi seguite quello che verrà proposto.